quello di cui noi abbiamo parlato e che risultano presenti nella nostra vita quotidiana. La forma narrativa di queste questioni viene offerta di solito da quei mezzi di comunicazione o da quegli apparati narrativi che hanno il compito, a mio giudizio, di rendere a volte presente e palese l'ansia, la paura, la minaccia di certe cose. È indubbio che il cinema, potrei fare un esempio continuo di questi luoghi narrativi del cinema e non solo la letteratura, si sono per lungo tempo dedicati alla ricognizione degli errori e orrori dello sviluppo scientifico. Ma per esempio interessante, questa roba sua, faccio vedere solo chi è che le sta telefonando. Sì. Lasci pure, ottimo collega. Collega. Dicevo, sì. Il cinema ha questa opportunità, che molte volte viene sottostimata, di rappresentare angosce e paure che sono abbastanza diffuse, a volte le precorre, se non addirittura le accentua oppure le diffonde. Però è pur vero che ultimamente nel cinema nostro di questi ultimi 20-30 anni la diffusione di certi film catastrofisti dal punto di vista della biologia, della ricerca virale è stata piuttosto accentuata. Tanto per intenderci, c'è un luogo comune che ricorre continuamente nelle sale: da una parte ci sono i vampiri, da quell'altra ci sono gli zombie o i licantropi, ed non è un caso che probabilmente queste forme di narrazione ripetute e reiterate continuano a essere presentate nelle sale cinematografiche. Per un film di fantascienza particolare, come, vediamo se riesco a trovarlo, Io sono leggenda, che in realtà riprende un film degli anni 60 con Charlton Heston, Occhi bui sulla terra, Io sono leggenda parla di una mutazione genetica intervenuta con diffusione a livello planetario con una pandemia. Lui è un genetista, biologo genetista, e cerca la cura. Forse l'avete visto, molto carino, si vedono a New York dopo 5 anni dal disastro, eccetera, eccetera. Oppure un altro film che posso farvi vedere, questo è molto più recente di questo. Vediamo un po' se riuscite a capire. Questo è un virus, un schifoso virus. Questo film è una specie di... Ecco appunto. Bruttissimo film. Bisogna anche dire che poi ci sono film ben riusciti e film mal riusciti. Alien, il primo episodio, fu un film molto riuscito, molto bello da vedere, una sorpresa quasi narrativa, a mio giudizio, anche come sceneggiatura, oltre che come messa in visione di un'idea. Bella l'idea che Alien nascesse da noi, tanto per intenderci. Qui si va avanti, l'inizio è molto interessante perché si vede un alieno, un pseudo alieno che si disgrega sulla Terra, no? Donando il suo DNA, no? Le sue variazioni di DNA alla Terra. Non so se avete presente le sequenze iniziali di Prometheus, quando si vede questa astronave aliena che deposita un alieno sulla Terra seminudo, chissà perché è seminudo, il quale beve, ingerisce una strana pozione, e da questa pozione comincia la dissoluzione del suo corpo, che poi si dissolve nelle acque di una cascata, dando vita, a quanto pare, a una forma di vita simile intelligente a quella del donatore, che è la vita degli umani. Tutto il film gioca su questa, no? Chiave narrativa, compreso il fatto che Alien, la creatura mostruosa, sarebbe una specie di creatura creata appositamente per distruggere la razza umana, che a quanto pare è un errore genetico. Vi richiamo l'attenzione, visto che io sono stato un lettore maniaco di libri di fantascienza quando ero piccolino, a un libro di fantascienza in cui si poneva l'idea che l'umanità fosse in realtà più che un successo dell'evoluzione o un portato naturale delle leggi fisiche dell'universo, fosse un cancro che divorava l'universo, che bisognava estirparla. Questa è una vecchia idea: dove arrivano gli uomini arriva la distruzione e tutto quanto, c'è una specie di contaminazione continua che la razza umana porta con sé. Sono tutte idee che continuano a girare, ma quello che mi interessa di più è questo, insomma, al di là di questi esempi abbiamo messo anche vediamo un po', no, questa è un'altra cosa, avevo messo anche costui.
mi sembrava strano che in un corso sulla bioetica non si parlasse di quello che combina o quello che ha combinato per lungo tempo sui nostri schermi un certo dottor House. Qui siamo nelle fasi conclusive della vicenda del signor House. Terminale, che neanche lui con i suoi potenti mezzi diagnostici può risolvere, e quindi il dottor House muore. Io non lo sapevo, non ho guardato la serie. Mi piace pensare che il dottor House alla fine aveva commesso una specie di infrazione bioetica al suo codice professionale, scambiando il corpo suo con quello di un altro. Per fare che cosa? Per fare una cosa di cui abbiamo parlato con Spinsanti e con gli altri due relatori che ci hanno preceduto, vale a dire vivere gli ultimi mesi di vita come mesi di vita dignitosa, con un corpo che se ne sta andando, ma comunque godendosi, fra virgolette si intende godendosi la vita, cioè non vivendo più la sua vita per gli altri, ma vivendola per sé, cosa che il dottor House, come voi sapete, non ha mai fatto, era afflitto da tanti problemi, anche di ansia e così via. Ma problema, primo problema che mi trovo di fronte io da filosofo, e quindi vogliate scusarmi se io la prendo dal mio punto di vista, filosofo nel senso non il vero filosofo di studio di filosofia, intendevo, è che sono abbastanza insoddisfatto io dai temi relativi alla bioetica, cioè effettivamente sì, bioetica è dare norme, dare regole, dare leggi per medici, per professionisti addetti proprio alla salute riguardo alla somministrazione di cure, di terapia, il rapporto col paziente, tutto vero, tutto perfetto e tutto mi va bene. È vero quello che diceva il dottor Spinsanti, vale a dire la bioetica ha a che fare con la deontologia del medico. Il problema è che la bioetica non ha a che fare solamente con la deontologia del medico, ha a che fare con qualcosa che a mio giudizio è più radicale, è più antico ed è meno studiato e meno discusso. Vale a dire, ha a che fare con la scienza, con l'esperienza comune degli uomini nella vita e ha a che fare con il corpo. Sono tutti concetti che richiamano i massimi sistemi, me ne rendo conto, però è anche vero che negli ultimi 70 anni, grazie all'evoluzione biologica e biochimica, praticamente noi abbiamo cambiato il nostro modo di considerare il corpo e le sue possibilità, per cui la nozione di corpo, così come noi la conoscevamo prima della rivoluzione biologica, ancora prima del DNA, secondo me questa rivoluzione biologica è iniziata, non è più lo stesso corpo. Vi ricorderete che Cartesio parlava sempre di un corpo macchina, di un corpo assoggettato alle leggi dell'universo, alle leggi meccaniche, e questo corpo, naturalmente, essendo un corpo macchina, andava soggetto a continue riparazioni, anche se era poi il massimo fattore che lo riparava continuamente. Il massimo fattore, cioè Dio, riparava sia il corpo, l'orologio del mondo, che l'orologio dell'uomo, visto che li aveva creati lui. Quindi questo era il riparatore, questo era il corpo. Questo corpo naturalmente era un corpo meccanico, quindi soggetto alle leggi ineludibili, necessarie della fisica, delle leggi del moto, secondo Cartesio. Questa rappresentazione è durata praticamente fino ai giorni nostri e continua comunque a durare, perché quando noi consideriamo il corpo come un insieme di parti da sostituire o intercambiabili, stiamo ancora rifacendosi a questa vecchia nozione di corpo-macchina, no? Cioè di un corpo sostituibile a volontà. L'unica parte che a quanto pare non ancora si riesce a sostituire, secondo l'ingegneria biogenetica, dovrebbero essere, questo secondo i film di fantascienza a cui mi riferisco sempre, sono la mia base intellettuale maggiore, visto che non ho accesso ai laboratori,
dicevo, l'unica parte che a quanto pare non sembra potersi sostituire è la mente e la coscienza. Balla, perché anche su questo punto, da quello che stanno facendo i neurobiologi, a quanto pare si sta andando verso una possibilità di revisione di questa idea che secondo me è, insomma, mal fondata. L'attività di coscienza quindi non sarebbe sostituibile. Invece gli altri parti del corpo sì, da qui nascono tutte quelle questioni che voi conoscete e di cui siete informati riguardo alla ricreazione di arti, parti sostituibili, che sono poi naturalmente organi, come no, il loro, dalle cellule seminali, per cui a quanto pare però l'idea di un corpo macchina continua ad essere presente nella nostra mente. A mio giudizio, questa idea di corpo è un ferro vecchio di cui non sappiamo sbarazzarci compiutamente, e il problema per me da filosofo è perché non riusciamo a sbarazzarci di questa vecchia idea di corpo, perché non abbiamo riformulato una nuova idea di fondo riguardo a cosa è il corpo e qual è la vita del corpo insieme a noi. È che probabilmente c'è stato un abbandono durante il tempo, soprattutto nel XX secolo, un abbandono di una riflessione su quello che erano i nuovi paradigmi scientifici che avanzavano, non più solo la fisica ma anche la biologia, che è un campo non necessariamente soggetto alla fisica, così come si pensava alla fine dell'Ottocento, ma è anzi un campo autonomo, ed un campo che ha scoperto alcune cose interessantissime, a mio giudizio, in merito alla corporeità. Crichton, Watson, quando scoprono il DNA, ce ne danno una versione molto interessante da un punto di vista filosofico, una versione quasi linguistica, il codice informativo, il DNA, basta solo capire le parti, vedere come interagiscono, e naturalmente il più è fatto. Resta poi il problema, come mi diceva un biologo di Parma, che noi ci stiamo orientando ormai più verso un'influenza reciproca tra ambiente e codice genetico, quella che si chiama oggi epigenetica, mi sembra, no? Se non sbaglio. Per cui è come dire che il nostro corpo e il nostro codice genetico ha una certa plasticità e adattabilità e può, diciamo così, essere attivato, disattivato da influenze ambientali che naturalmente non sono quelle a cui stiamo parlando noi, che sono biochimiche, al quale lui risponde. È molto interessante questo punto di riflessione, perché rivede completamente il paradigma darwiniano, lo rivede non nel senso che lo elimina, lo integra casomai, di alcune considerazioni interessanti riguardo al fatto che il gene non è esattamente un gene completamente egoista come pensava Gould, ma è un gene che invece entra in interazione, cioè che ha un rapporto con il mondo, non pensa solamente alla propria reduplicazione, ma al contrario, entrando in relazione con il mondo e a vari livelli, in un certo senso risponde e comunica con questo mondo. Questo significa il paradigma epigenetico. Quindi è una revisione anche della teoria evolutiva di Darwin riguardo alla selezione naturale, alla variazione causale. Per molto tempo è seguito questo strano dibattito fatto dai genetisti e dai biologi riguardo alle variazioni casuali del DNA e come si potessero selezionare partendo da queste variazioni casuali le variazioni buone e quelle cattive. Non è mai giunta una piena risposta a tutto questo problema, però noi abbiamo a che fare con questo. Per cui il problema della bioetica si pone non a questo livello, chiaramente, però a mio giudizio si pone anche a questo livello, nel senso che qui abbiamo a che fare con una ricerca che dovrebbe avere ben chiari i concetti che usa, ma che molte volte ci lascia, e la mia insoddisfazione da filosofo è questa, ci lascia un po' a metà strada. Come diceva una persona, molte volte succede che i fisici o gli scienziati spartiscono tra di loro un'idea filosofica un po' troppo materialistica del mondo, più un materialismo antico un po' ferrigno, mentre i filosofi sono un po' in arretrato riguardo alla scienza e quindi utilizzano un concetto di scienza un po' arretrato. Detto questo, ciò che è rilevante secondo me è che il problema bioetico noi l'abbiamo posto a livello delle professioni,
Cioè non ci siamo andati a interrogare in questo corso su quello che fanno i ricercatori, che è quello che io vorrei fare quest'altra. Quello che fanno i ricercatori e perché lo fanno. E se c'è, da questo punto di vista, una specie di separazione, no? Tra quello che fa il ricercatore puro e quello che fa invece il ricercatore che si pone il problema di applicare le conoscenze, le scoperte del ricercatore puro in un ambito, diciamo così, di applicazione all'umano. In questo caso sarebbe la salute, nuovi farmaci, la produzione di organi. Per cui, per esempio, la mappatura del genoma non apparterebbe tanto quanto a un contesto di ricerca pura, ma sarebbe già un contesto di ricerca applicato, nel senso che si pensa di fare la mappatura perché se ne pensano evidentemente le ricadute a livello pratico, no? Formulazione di nuovi farmaci, ma anche tutto il resto, riparazione del DNA e così via. Ecco, noi abbiamo quindi tre livelli. La ricerca pura, la ricerca applicata e le figure professioniste che poi applicano le scoperte della ricerca applicata alla tecnica alla soluzione di problemi pratici. E per me i pratici che noi abbiamo analizzato, i professionisti che sono addetti al lavoro pratico, sono i medici finora, perché sono quelli che somministrano i farmaci, che hanno dei protocolli terapeutici, che integrano conoscenze diciamo di diverse estrazioni insieme al fine di donare la salute. Altro concetto alquanto problematico ultimamente, che cos'è salute e che cosa si deve intendere per salute. Perché, come dice la Costituzione, è vero che tutti i cittadini hanno diritto alla salute, ma a qual tipo di salute hanno diritto? Cioè quale, cos'è che noi determiniamo come livello di salute, no? E anche qui viene fuori la domanda che a me sembra sempre riproporsi, cioè salute non è semplicemente avere un corpo che funziona, ma avere un'integrazione, no? Tra buona qualità della vita, benessere, diciamo così, e insomma buone aspettative di vita e tante altre cose insieme. Salute quindi è un concetto molto complesso, che è stato anche questo ulteriormente ampliato dal tempo in cui i padri legislatori avevano pensato la Costituzione italiana. Altro problema che viene fuori col problema della bioetica, naturalmente, è il problema che tutto quello che noi facciamo può essere oggetto di mercato, di vendita e compravendita. Cioè, allora qui si pone il problema che molti hanno posto, e dal punto di vista cristiano certamente è stato posto, di non ridurre la vita umana a merce di scambio, da una parte, le parti, gli organi non sono merce di scambio, la vita in quanto tale, quando nasce, non è merce di scambio, non può essere, diciamo così, brevettata e venduta, detto diversamente, cioè l'idea che il mercato si fa della vita è l'idea di un contesto di parti ricambiabili o meno, si vede per esempio nel film Blade Runner, no? Che in realtà è un racconto dove si comprano, si vendono uomini a scadenza, parti, occhi, organi, no? Dove tutto viene mercificato. La ricerca ha reso mercificabile, diciamo così, comprabile un contesto che prima non era comprabile. Cioè una risorsa a disposizione che è la vita è stata cambiata nel suo statuto fondamentale, sottoposta, almeno in Blade Runner, ma sta un po' succedendo anche oggi, è sottoponibile alle leggi di mercato. Chi può pagare si compra un allungamento della vita, si compra, facciamo un esempio molto semplice, una plastica facciale che solamente 60 anni fa non era disponibile sul mercato. Ma una plastica facciale o maxillo facciale è sempre più complessa ultimamente. Oppure si può comprare un organo, non solamente perché viene spiantato da un essere vivente e messo in un altro essere vivente. C'è anche questo, come noi sappiamo, ma potremmo dire è qualcosa che, non dico che stia comparendo, ma che sarà diverso qualche tempo fa, fra qualche tempo volevo dire. Più che altro noi potremmo produrre organi e poi che potremmo vendere, biocompatibili naturalmente, partendo dalle cellule staminali, e questo apre un orizzonte al mercato e alla vendita di questa merce enorme, no? E questo è un problema vero, insomma, perché ciò che prima non era disponibile, che era, diciamo, la vita stessa, è diventata disponibile alla vendita.
ciò che era una risorsa di cui non si teneva conto. La vita è diventata una risorsa che dobbiamo brevettare, fare diventare in un certo senso una risorsa scarsa per poi venderla. Era quello che dicevo introducendo una lezione, quello che è capitato ad alcune popolazioni, può capitare, cioè che alcune parti del DNA vengono brevettate da delle società di genetica e poi vuol dire che se c'è il brevetto la stessa popolazione non ne può fare l'uso che vuole. Cioè che è come dire che io sono sotto brevetto perché ho delle particolarità genetiche che altre popolazioni non hanno e quindi non posso disporre di me stesso liberamente come voglio, ma non perché l'ho scelto io, questo è il primo problema, ma perché l'hanno scelto altri, perché mi hanno messo sotto brevetto. La stessa cosa è successa per il codice genetico delle piante. Ci sono delle enormi multinazionali che voi tutti quanti conoscete che hanno messo sotto brevetti i codici genetici delle piante. I primi codici genetici ad essere messi sotto brevetto, sono stati quelli dei cereali, e non è un caso perché sui cereali si realizzano profitti enormi perché è una delle merci più vendute, la base stessa della nostra vita. Per cui mettere sotto brevetti il codice genetico di nuovi ibridi, di nuove piante, significa fare un profitto futuro vendendo prodotti che possono essere solamente venduti da quella società che ha messo sotto brevetto il codice genetico. E la questione è che degli OGM i contadini non hanno più a disposizione, come voi sapete, la possibilità di reduplicare la semente con raccolto, devono continuamente andare con gli OGM a comprare i semi dalla multinazionale che fornisce i semi stessi. Per cui se il contadino non rinnova continuamente tutti gli anni quello che sembra un contratto vero e proprio, come quando io acquisto un software per il computer o un antivirus, gli scade la licenza e non può più fare il raccordo. Lasciamo perdere il fatto che comunque questo è un altro fatto di etica e di bioetica della sperimentazione degli OGM o di tutto quello che viene prodotto da un'industria biogenetica che a quanto pare non ha sufficiente tempo per testare i prodotti che produce. Però il vero problema è questo: mentre i primi semi si potevano riprodurre continuamente perché le piante erano fertili, cioè si riproducevano una volta, ora non è più così, a meno per gli OGM. Chiaro che questo significa che non tanto una polemica contro gli OGM, perché sarebbe assurdo fare una polemica di questo tipo, nel senso che in astratto non si può fare, si va a vedere in concreto quello che viene fatto, nel senso che se si producono OGM che sono sterili e non rilasciano sostanze dannose nell'ambiente può anche andare bene, ma poiché non è stato testato nulla di tutto ciò, non sappiamo nulla degli effetti degli OGM nell'alimentazione umana, come non sappiamo nulla per esempio di un'altra cosa che comunque sta sulle nostre tavole, il fatto che per aggirare le proibizioni in merito all'assunzione da parte dei manzi di antibiotici e altri prodotti estrogeni per far crescere la carne, adesso si somministrano da parte di alcuni pirati agli stessi manzi, per esempio, si somministra qualcosa che è prodotto della ricerca, cioè il growth factor, fattore di crescita, per cui questi manzi qui mangiano pochissimo, ma crescono moltissimo. Il problema è che il growth factor è indiziato in molti dei tumori che affliggono l'uomo. Per cui c'è tutta questa commistione che non è regolata. Quindi la bioetica non ha a che fare solamente con il rapporto paziente e curante. Non nasce da un'estensione della possibilità di intervento sul corpo umano, che ci dà delle possibilità enormi, una libertà anche nell'uso del nostro corpo che prima non avevamo, già solo il fatto di avere allungato il tempo vita, già solo per il fatto di averlo reso in parte migliore con le cure mediche, questo ci ha dato un respiro maggiore, un assillo minore riguardo all'irrevocabilità e alla, diciamo così, alla necessità del nostro corpo. Mentre prima noi eravamo soggetti alle malattie, mentre prima la morte ci accompagnava, come si dice, a ogni piede spinto, dalla nascita fino alla nostra definitiva morte, oggi non è più così, è un momento che è stato allontanato, ci siamo staccati da questa prossimità e questo è stato un bene probabilmente. Questo ci ha consentito una migliore e una maggiore libertà personale,
Dall'altra parte però è venuta fuori che tutto ciò costringe, ci obbliga a farci carico di una maggiore libertà, di una maggiore responsabilità, e da qui tutto l'aumento della conflittualità verso la classe medica. Si diceva quando ero piccolo, perché erano ancora tempi piuttosto cupi, se vai in ospedale sei quasi sicuro di non uscirne, non perché i medici fossero incompetenti, ma quando si va in ospedale, si sta ospedalizzati, di solito non ci sono cure che tengano, no? Oggi invece questo non è più vero, lo sappiamo, non si può più dire, è questo, anche per malattie abbastanza gravi. Quindi noi riusciamo a risolvere quello che quando ero piccolo io non si riusciva più a risolvere, qualunque malattia poteva essere mortale, vedi la polmonite, per esempio, oggi invece si risolve adeguatamente, non so per il futuro, ma oggi è così, e questo ci ha permesso di pensare diversamente la nostra relazione col corpo, con noi stessi, ma anche con l'istituzione medica, che è stata fatta oggetto di una continua richiesta di adeguamento ai bisogni della gente, che non sono semplicemente quelli medici, ma diventano proprio per questo anche quelli affettivi, psichici, ne ha parlato la volta precedente Gabriele e Pinelli, no? Questa richiesta è dovuta al fatto che noi abbiamo reso più facile trattare la malattia, abbiamo allungato il tempo vita, abbiamo migliorato le condizioni dei degenti, dei pazienti, tutta una serie di situazioni di contorno che hanno cambiato l'assetto. Ma proprio qui sta, come diceva il nostro primo relatore Spinsanti, il problema, perché questo ha aumentato la conflittualità. C'è una maggiore richiesta di adeguatezza, c'è una maggiore richiesta di attenzione da parte dei medici. Questo sembra che per i medici si sia configurato come una specie di perdita di aura o di autorità. Sbagliato, non è esattamente così. A mio giudizio proprio bisogna cambiare completamente l'idea. Non c'è stata nessuna diminuzione di autorevolezza dei medici. Al contrario, il medico è diventato uno specialista ancora più specializzato. Solo proprio perché è diventato così specializzato, il problema vero è che c'è stato una specie di distacco tra l'esperienza comune che noi abbiamo della malattia, del corpo, della sofferenza, e quello che sanno i medici. Per cui, no? È come se parlassimo a volte due linguaggi diversi. La fortuna di trasmissioni come il Dr. House, Grey Anatomy e tante altre nasce da questo. Nasce dal fatto che quel mezzo di semplificazione che è la televisione rende disponibile un'esperienza che altrimenti non sarebbe disponibile, perché prima l'abbiamo relegata negli ospedali, l'esperienza della malattia, della sofferenza e a volte anche della morte. In secondo luogo, la ricerca e i mezzi che la ricerca ha portato per la salute, per il prolungamento della vita, e peraltro è andata così avanti che la gente comune non ne sa più nulla, altro problema. Mentre bene o male 70-80 anni fa, benché ci fosse differenza, ci fosse uno scalino fra l'esperienza di un medico, la conoscenza di un medico, di un ricercatore e la gente comune, si aveva un ambito di esperienza molto più condivisa, molto più vicina, molto più partecipe, ci si parlava di più, detto diversamente, c'erano meno mediazioni, l'istituzione mediava meno nel rapporto tra medico e paziente. È uscito adesso un libro che vi invito a leggere, che si chiama La scomparsa del medico, come figura professionale che lavorava, che operava, ma che operava fattivamente in mezzo alle persone, 50-60 anni fa. È una professione, quella del medico classico, il clinico, il famoso clinico, che sta scomparendo, a vantaggio di specializzazione e sovraspecializzazione. Per cui questo è l'altro vero problema. Il problema bioetico è un problema di, a mio giudizio, innanzitutto, di scollamento di esperienza. Sono aumentate le richieste, c'è più distacco verso, diciamo così, in un certo senso. Quando dico distacco intendo una cosa che forse non si capisce bene. Sarebbe, in tedesco sarebbe Entlastung, cioè riesco a ottenere uno spazio di manovra maggiore, per cui, per esempio, non ho l'immediatezza di una risposta che devo dare immediatamente, posso aspettare, posso tendere, posso trovare delle strategie migliori per risolvere il problema. Questa è Entlastung, questa distacco dall'immediatezza ha procurato dei vantaggi notevoli.
possiamo modulare la nostra risposta. Abbiamo più tempo davanti per rispondere alla malattia, abbiamo più tempo davanti per rispondere ai nostri difetti genetici, abbiamo più risorse che possiamo spendere. Questo è un vantaggio. E però c'è l'altro che, diciamo così, fa da contraltare a questo. Che cos'è? A mio giudizio è questa separazione, questo scollamento. La gente comune ne sa sempre meno, no? Però richiede sempre di più, perché vede che comunque le terapie sono efficaci, che comunque la medicina ha successo, che la ricerca biologica ha successo, che promette cose come maggiore bellezza, per esempio, fisici migliori, maggiore risposta alle malattie genetiche, e non solo più, solo quelle occasionali, batteriche o virali, per cui la richiesta aumenta. Da qui il problema di mediare una conflittualità che emerge a livello giuridico. È un punto sbagliato. Il punto vero sarebbe fornire a maggiori strumenti di comprensione e di esperienza a persone che hanno minore esperienza. Certamente il livello di scolarizzazione, l'apprendimento aiuta, no? Cioè ci consente di fare fronte. Però, parlando di questo paese, in questo paese qui è uscita fuori la statistica per cui si laureavano in Italia solo una ventina d'anni fa il 79% degli universitari, oggi se ne laurea solo il 51%. Quindi c'è stato un abbassamento del livello di scolarizzazione superiore, che è ciò di cui noi abbiamo bisogno. Quindi il problema del conflitto comporta la creazione di istituzioni che devono mediare il conflitto. Da questo punto di vista, Spinsante aveva prefigurato una specie di mediatore, che era il consulente dentro le strutture di cura, no? Che parlava con i pazienti, che li convinceva, che dialogava con loro. Ma non basta, perché quello che dobbiamo fare è un cambiamento, a mio giudizio, molto più radicale e molto più profondo. È un cambiamento dei nostri concetti, che noi usiamo tutti i giorni, per descrivere una realtà che invece si è apparentemente frammentata, specializzata e diversificata. E quindi noi dovremmo parlare, se dobbiamo proprio parlare, di cosa fa la ricerca pura e se c'è bisogno di un'etica della ricerca pura. Io su questo potrei avere dei dubbi, cioè di un codice che guida la ricerca pura e, diciamo così, la misura riguarda una certa finalità che la ricerca pura si propone. E se abbiamo bisogno di una codice e un'etica della ricerca applicata, no? Che non faccia riferimento ai valori del mercato, della vendibilità di tutto con tutto, no? E un'etica della pratica quotidiana della salute, che è quello di cui poi abbiamo parlato in questi incontri, e quindi di tutto il resto. Io non spendo parole per dire che sono per un'etica o una bioetica rispetto all'altra. Qui c'è una specie di battaglia tra diverse istanze, il personalismo bioetico, il relativismo bioetico, il materialismo bioetico, la bioetica cristiana. E il problema è mal posto. Proprio perché c'è questa separazione tra tutti questi vari ambiti, il problema è mal posto tra individuo e società. Io vi do questa definizione. Credo che la salute e la dignità dell'uomo abbia a che fare soprattutto col fatto che l'uomo, che sia sofferente o meno, riesce comunque a interagire con i propri simili, avere un rapporto affettivo con i propri simili e ad avere una relazione col mondo che lo circonda. Quando tutto questo viene meno, quello che viene lesa è soprattutto la dignità personale. È per questo che molte volte l'internamento in strutture ospedaliere congegnati in un certo modo funziona in negativo rispetto alla possibilità di avere un'ottima integrazione tra cure e stato di benessere del paziente, no? Perché è come se noi li isolassimo dal mondo, li annullassimo nel loro rapporto con ciò che fa della loro vita, della vita del paziente, del malato, del sofferente, una vita che vale la pena di essere vissuta, cioè una vita di interrelazione proficua, no? In cui non ci pare di essere parti di motore che devono essere riparati in officina, tanto per intenderci, no? Da personale specializzato, con il quale abbiamo un rapporto che è quello del silenzio, perché molti pazienti non riescono
ad avere diritto di parola, no? O sono degli specialisti anche loro, allora sanno quello che hanno e possono interagire, altrimenti non possono interagire con i riparatori. Tutto questo nasce da quella vecchia idea di corpo che io credo, ne abbiamo parlato a lungo con Don Fernando riguardo al problema della corporeità e di quello che significa e del mutamento di paradigma riguardo al corpo, per cui le scienze biologiche dovrebbero aiutarci da questo punto di vista, se ci fosse maggiore impegno, forse anche filosofico, teoretico, ontologico, da parte degli scienziati. Io non parlo dei filosofi, i filosofi sono dei grandi ignoranti. Ritengo che i filosofi debbano studiare parecchio prima di parlare di certe cose, me compreso. Per cui c'è bisogno di questo, sapere cos'è il tuo corpo, come c'è un'interazione proficua tra corpo, coscienza, anima, psiche, quello che voi volete, come tutto questo sia legato insieme da un fattore ambientale che collabora e corrobora la salute e la dignità dell'uomo e così via. Sono tutte domande che io mi pongo, ho dovuto arrangiare queste cose qui. Volevo leggere una cosa di Eliot a proposito di un modo vecchio di ragionare riguardo al tempo vita, al tempo morto. E come voi sapete, Eliot scrive il Four Quartet agli inizi del Novecento e la sua idea è quella di riprendere un testo dell'Antico Testamento, Coelet, no? E di rifarlo. Noi non pensiamo più quello che pensa Eliot. Questo è molto interessante. Anche se la poesia è poesia, e quindi come tale, come orizzonte ci sembra ancora valido, ci dice ancora qualcosa, però non pensiamo più così. Il tempo presente e il tempo passato sono forse presenti entrambi nel tempo futuro, e il tempo futuro è contenuto nel tempo passato. Se tutto il tempo è eternamente presente, tutto il tempo è irredimibile. Ciò che poteva essere è un'astrazione che resta una possibilità perpetua solo nel mondo delle ipotesi. Ciò che poteva essere e ciò che è stato tendono a un solo fine, che è sempre presente. Passi echeggiano nella memoria, lungo il corridoio che non prenderemmo, verso la porta che non aprimmo mai, sul giardino delle rose. Le mie parole echeggiano così nella vostra mente. Eccetera, eccetera. Quest'idea è un'idea che, per esempio, non si fa più valere per quanto riguarda il nostro corpo. Non è vero che tutto è irredimibile, non è vero che non si può rifare e rivedere, qualcosa si può fare, c'è uno spazio di libertà. Questa è una posizione molto importante, al di là di tutto quanto, di tutte le polemiche che noi possiamo fare riguardo quello che la biologia fa, che la scienza medica fa, è il fatto che noi possiamo fare molto, possiamo aprire un grande spazio di possibilità per la nostra esistenza, che fino all'altro giorno non avevamo. Vivere meglio, vivere con più consapevolezza, se sempre, a mio giudizio, non si cade in quella questione che vi dicevo prima, ma è appunto quello che sta capitando, cioè la commercializzazione, la mercificazione del corpo dell'uomo, la sua messa sul mercato come un qualsiasi bene di consumo, che è invece uno dei rischi che noi stiamo correndo tutti i giorni, evidentemente in maniera piuttosto presente alle nostre menti. Va bene, io lascio la parola a lui. Io ho detto solo due cose stupide, le ho ripetute continuamente, me ne dolgo, non sono uno specialista, lascerò la parola agli specialisti, appunto vorrei che intervenissero dopo le mie due colleghe con cui ho parlato a lungo, la dottoressa Tapparelli e la dottoressa in questo caso Bortolani e l'altro mio collega, per discutere di questo, perché loro sono molto più informati di me su questo. Io ci arrivo e non ci arrivo, dovrei studiare ancora molto e mi sto purtroppo dedicando ad altre cose in previsione di quello che devo fare per la fine del mese. Quindi io mi scuso, lascio la parola a lui che sarà molto più preciso e molto più dettagliato. Grazie.